Ah, siete tutti qui. Non sono riuscito a distruggere questa maledetta macchina. Al contrario, lei ha distrutto me. Perché vi accanite così contro la macchina di Adam? Per finire Nogaré? La ragione è un'altra. In verità prevedo che questo orologio meccanico finirà un giorno per distruggere tutta l'umanità. Poiché il tempo dato all'uomo da Dio deve essere ripagato con le preghiere e non scandito da una macchina. Pensate se un giorno l'uomo potesse vendere il suo tempo come la sua forza o le messi dei suoi campi. Perché non l'anima a quel punto? È morto. Che Dio lo perdoni. Pensava in buona fede di agire per il bene dell'umanità. Comunque non mi rattrista che Dio l'abbia richiamato a lui. La ruota dentata dovrebbe andare qui. Ecco. In questo modo si chiude e si apre tutte le volte che la ruota gira. Perfetto. Quando il folio viene tirato dal meccanismo, gira o si chiude automaticamente, scandendo il ritmo del tempo. Questi pesi devono servire a regolare la rotazione del folio. Questo è al suo posto. I pesi sono al loro posto ora. Ammirate la meraviglia meccanica, Sire. La voglio donare a voi. È un bel risultato. Propongo di esporlo alla vista di tutti i sudditi, nella torre quadrata che guarda il ponte nuovo che porta al grande Châtelet. Due giorni dopo, i festeggiamenti tenuti in onore dell'apertura del Palazzo del Re superarono qualsiasi altra celebrazione precedente. Pierre e Agnès si sposarono su raccomandazione dello zio Nogaré e Pierre fu nominato cavaliere nella stessa cerimonia dei figli del re. Jacques fu ricompensato, sposò Rosemonde e divenne orafo alla corte del re. Per quanto riguarda il re, da allora padrone del tempo e dello spazio, inaugurò la più grande sala di tutto l'Occidente, in un palazzo degno del più potente monarca di quell'epoca. Il trionfo di Filippo fu totale. Tuttavia, né Nogaré né il re vissero così a lungo per godersi la loro gloria. Nogaré morì il 14 aprile 1313, qualche giorno dopo aver donato l'orologio al re. Il 29 novembre dell'anno successivo, per una banale caduta da cavallo, passò a miglior vita anche il potente monarca. Ma è più importante sopravvivere o lasciare dietro di noi un'opera che ricordi che la nostra vita non è stata vana. Prendete il mio caso. Io, Adam de Douai, sono miracolosamente sopravvissuto all'incidente a Notre Dame. Portato via da Nogaré nel sotterraneo della torre di Saint-Michel, ebbi la fortuna di sfuggire alle grinfie di fratello Jean. Rimasi zoppo e non potei svolgere alcuna attività se non quella del mendicante. Ma grazie al buon cuore di molti e cercando di non compromettere mio fratello, finalmente fui in grado di riportare in vita il mio meraviglioso orologio.
Purtroppo la storia ufficiale ingrata cancellò tutte le circostanze dell'invenzione e dimenticò il nome dell'inventore.